E ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella serie Top 10, quest'oggi per i telescopici. Vedremo dei modelli, ho dovuto cercare anche su siti esterni, purtroppo non siamo arrivati a 10 e ho dovuto anche inserire, l'avrei fatto comunque anche se ne avessi trovati 10, però ho inserito anche dei pack che contengono, ben due pack, un telescopico diciamo nascosto in tutti e due i casi dei JCB che sono utili, belli. E meritano di essere citati perché non si trovano proprio per nulla in questa sezione, quindi bisognava saperlo prima. E poi va bene, nella sezione stessa ci sono un sacco di accessori, eccetera, abbiamo già un po' visti o comunque magari li vedremo, non lo so, però intanto oggi ci focalizziamo appunto sul mezzo in sé e qualche chicca appunto. Detto questo, basta, vediamoci il video. Iniziamo la categoria dei telehandlers, ovvero dei telescopici, in questo caso non con una macchina ma con un attrezzo. Da White Bull Modding per PC e per console trovate appunto questo braccio che secondo me a tanti può tornare utile, comodo, comunque far piacere perché è ok, purtroppo è marchiato Lizard, però ce ne sono di anche quasi semi artigianali in giro per l'Italia, se non erro, bracci del genere. Ha i suoi attrezzi e quindi per caricare materiali sfusi o comunque balle, eccetera, potrebbe essere una soluzione carina, quindi ve lo consiglio. Paus TSL 8.7 da Creative Mesh Woopster per PC e per console. Praticamente più che un telescopico, perché sì, lo è di fatto, perché appunto ha lo sfilo nel braccio, oltre ad avere la peculiarità di aver qua una ralla, quindi il braccio ruota da sinistra a destra, destra a sinistra, insomma di 180 gradi, non so se le foto rendono, non mi risulta, è una peculiarità che potevano anche far vedere, comunque vabbè. La mod, oserei dire, a sbilanciarmi, è perfetta, nel senso l'in-game, la qualità, le texture, e il bilanciamento dei pesi quando spostate magari più di due palloni e appunto se inclinate il braccio da una parte sentite che un po' si alza, ma veramente mi dispiace non averla usata di più, l'ho usata abbastanza sull'Off Bergman, però come dire, col senno di poi mi preme non averla sfruttata al meglio, anche il suono me lo ricordo molto molto carino, anche questa possibilità del tre punti posteriore che insomma male non fa, dopo non andate ovviamente ad arare con questa, però se per caso una massa per bilanciare oppure qualsiasi cosa anche per spostare attrezzi in farm, ovviamente che non siano pesantissimi, può tornare utile, quindi veramente veramente consigliata, questa vale quasi per due mod, ecco, quindi ricordatevi questo. Qua siamo su Yes Mods, sito ovviamente che vi ho sempre consigliato, che purtroppo il gestore non è riuscito a mantenerlo vivo, però quello che c'è ancora ed è comunque un gran database di mod. Vi propongo il Sennebogen 305 e ve lo propongo per questa peculiarità, per la cabina che si alza oppure anche senza alzarla comunque si inclina e potete controllare al meglio stando in cabina come succede nella realtà perché non c'è il tasto C nella realtà per guardare esternamente, potete al meglio caricare appunto e sistemare i bancali, balle, eccetera. Infine qua fa anche, come dire, un confronto col Manitou. Se vedete Sennebogen è bello stazzato proprio, è un signor telescopico, inoltre ha anche qualche particolarità di configurazione, se non altro ad esempio il colore. Ed eccolo qua, gli interni purtroppo sì, sono nella decenza, però dai, ve lo consiglio, ripeto, purtroppo fra telescopici non è che ce ne siano tantissimi e questo salta nella classifica dentro anche per questo fatto, comunque. Provatelo. Un classico che è sempre di moda, il Merlo, il Turbo Farmer di ARM Team, ovviamente quelli che chiamo, e adesso a maggior ragione posso dirlo, quelli del Merlo per PC e console. Ce l'avevo da Farming 13, l'ho usato in tutti i capitoli, sulla Losberg nel 17 era il mio telescopico, qua l'ho utilizzato poco, ammetto, però mi dispiace, ripeto, intanto mi tengo il ricordo. Molto valido, molto bello. Se devo proprio trovare un piccolo neo, che con la Vehicle Control Add-on non è che funziona benissimo.
ma anche le altre loro mod, quindi probabilmente sono loro che scriptano in maniera un po' differente. Però, ripeto, se uno comunque gioca a tranquillità o se la disattiva su quella mod lì, su questa mod qui, tanta roba. Il merlo, sinceramente, non dovrebbe mancare in nessuna farm, che sia italiana o anche estera. Quindi anche questo non dovevo magari neanche ricordarvelo, però mi faceva piacere appunto segnarlo. JCB Agri Lodal PC e console da Rossen Mods. Qua diciamo che telescopico normale, ma come potrebbe essere il Merlo, appunto, è la versione Agrar, diciamo, quindi anche sul discorso gomme c'è qualche configurazione in più, ci sono diverse animazioni, è carino, è bello, non è proprio appunto un telescopico piccolissimo, nemmeno grandissimo, però tra i pochi anche questo mi sento di consigliarvelo. Gli altri, vabbè, erano tutte reskin, quindi vabbè. Ma non parliamo di altri nella presentazione di questo. Quindi, se vi fa piacere, insomma, c'è anche lui che, insomma, come storia, anche la JCB, insomma, non è da meno nei telescopici. Qua si fa parte della categoria MISC, però devo metterlo qua. Tanto, ripeto, non ce n'erano tanti da vedere, quindi solo così per ricordarvelo, magari anche solo per far screen, solo per far, tra virgolette, scena, può servire, perché sennò ovviamente in farm non è che movimentate nulla con questo. Però non si sa mai, dovete andare a tagliare due rami di una pianta, ecco insomma che ci sta, anche se poi ovviamente il cestello ci sarebbe già e lo potreste agganciare ad altri telescopici ovviamente, e quindi insomma, però ripeto, una chicca ci stava. Il Modern Classic DLC di MatixJ, PC e console, deriva direttamente dal Farming 17. Forse anche prima, no, il 17 credo. Comunque qua purtroppo nelle foto non c'è nulla, ve ne metterò forse una, cioè in realtà c'è nascosto, in caso ve la metto in post editing. Ve lo consiglio perché, anche se fa parte della categoria package, perché c'è dentro questo JCB 52567, che sarebbe questo nascosto dietro il fast track, che vale tutto il pacchetto. Gli altri trattori sono, mi preme dirlo, però un po' mediocri per il 19. Però il telescopico, secondo me, merita, è uno di quelli proprio storici della JCB, quindi ve l'ho messo in questa categoria qua. Ed altra categoria strana, che è un pack, ma l'hanno segnato in Small Tractors, ma non solo, purtroppo solo PC, e ve l'ho anche presentato perché era uscito anche per il contest. Questo pack ve l'ho messo qui, vabbè, si vedono solo qua, solo ed esclusivamente perché ci sono dentro questi JCB anche qua, il 525 in due versioni, potete configurarlo in maniera differente, che veramente sono veramente belli. Purtroppo non ho mai neanche questi trovato il tempo di sfruttarli e utilizzarli, però ve li consiglio. Dopo, ok, nel pack vi trovate dentro anche un sacco di Zetor in più, però anche solo per questi, ripeto, vale la pena, ripeto, scaricarlo. E siamo così giunti alla fine del video e chiedo ora a voi, qual è la vostra preferita di quelle che ho presentato? Ce n'era una o più che non conoscevate? Scrivetemelo nei commenti. Detto questo, un saluto, fi bravi e ci vediamo alla prossima puntata di questa particolare serie.